Per cucinartusi.it oggi sono arrivato sino a Palermo. Siamo al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università di Palermo. E siamo nell'Aula Magna. Magna, sì. Della facoltà cosiddetta ex facoltà di agraria. Di agraria, per sì. Farci capire un po' da tutti. E sono con il professor Filippo Sgroi. Sì. Che sono il presidente del comitato ordinatore del nuovo corso di laurea in scienze gastronomiche, nonché professore associato di economia agroalimentare dell'Università degli Studi di Palermo. E siamo qua perché sta per partire, importantissimo, per la prima volta a quanto pare in Sicilia, un corso che permette, universitario, di una triennale. Che permette di diventare gastronomo. Potevo io mai mancare a questo appuntamento? Eccomi qui, infatti, con Filippo Sgroi. Sì. E cosa consiste questo corso? Allora, il corso partirà il prossimo 2 ottobre, è attivo nell'ambito della classe di laurea di cui al decreto ministeriale 928 del 2017, L-Gastre, scienze politiche e culture della gastronomia. L'obiettivo di questa classe di laurea è la creazione del gastronomo, quindi una figura, diciamo, a tutto tondo, che conosce le materie prime di origine vegetale, di origine animale, conosce di legislazione, conosce di chimica degli alimenti, conosce le discipline economico-sociali e anche la peculiarità del nostro corso di laurea, che già è attivo in altre 10 università italiane, e la peculiarità è quella che ci sono delle materie dell'area medica. E citami qualche materia che si studierà in questo corso, ad esempio. Ad esempio, allora, abbiamo la chimica degli alimenti, importantissima, fondamentale per il gastronomo, quindi le proprietà chimiche della composizione degli alimenti. Consiglio a tutti i pasticceri di farsi questo corso, prego. Poi abbiamo, ecco, le materie della produzione vegetale ed animale, quindi tutto quello che riguarda la frutta fresca, la frutta secca, tutto quello che proviene dalle coltivazioni erbacee, tutto quello che proviene dall'orticoltura, quindi gli ortaggi da foglia, gli ortaggi da frutto, i funghi nella gastronomia, poi dicevo le discipline economico-sociali, quindi l'economia, lo studio dei mercati, lo studio del consumatore, l'evoluzione del consumatore nelle società postmoderne, la sociologia, l'economia aziendale, il marketing, la semiotica. Cost. Certo. Importantissimo, certo. Che voi ristoratori non fate spesso e volentieri, purtroppo. Certo, nel corso di laurea sarà affrontato in una disciplina del terzo anno, in particolare in strategia e politica aziendale. Chi sono i candidati a questo corso? Allora, i candidati sono tutti gli studenti diplomati della scuola media superiore, ma un pochettino le iscrizioni sono partite il 1 agosto, abbiamo diffuso una locandina e devo dirvi che ho ricevuto tante chiamate anche di persone che già lavorano nel settore del food e del gusto, ma anche persone che fanno altri lavori. Mi hanno chiamato degli ingegneri e degli architetti che hanno la passione per il gusto e per il cibo e che mi hanno detto si iscriveranno, e stamattina in particolare ho visto che già si sono iscritti queste persone. Quindi per iscriversi cosa bisogna fare? Allora, per iscriversi bisogna accedere al sito dell'Università degli Studi di Palermo, immatricolazioni, registrarsi col proprio codice fiscale come studente e successivamente aprire la domanda di immatricolazione. L'immatricolazione funziona in base al reddito, quindi bisogna
bisogna procurarsi l'ISEE della propria famiglia, in particolare tutti gli studenti, tutti i potenziali studenti del corso di laurea, non solo nostro ma dell'Ateneo di Palermo, visto che aderiamo al progetto No Tax Area, che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro, non pagano i contributi ma pagano solo la tassa regionale, 140 euro più 16 euro di marca da bollo, quindi 156 euro. Invece se superano i 25.000 euro è in funzione del regolamento previsto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, pubblicato sul sito delle immatricolazioni 2023-2024 in funzione alla fascia. E poi abbiamo all'incirca di che siamo? Si parte da 400, 600, 700, perfetto. Via via che l'ISEE aumenta in proporzione, aumenta anche il contributo. In funzione anche ai principi costituzionali di queste cose. E voglio evidenziare che per tutti i dipendenti pubblici che si iscrivono al corso di laurea hanno delle agevolazioni. Una delle agevolazioni è quello di pagare solo 600 euro di contributi, e poi l'altra agevolazione è prevista è la didattica a distanza in modalità sincrona o asincrona. E un'altra domanda, io sono cuoco, sì. Io sono pasticcere, ovviamente mi posso iscrivere, certo, e quindi questo fa dare una dimensione, vi dà una dimensione di quanto è utile può essere per una persona che è già inserita professionalmente nel mondo del lavoro, specializza in maniera veramente elevata. È un corso di laurea a tutti gli effetti, quante materie sono? 19 materie in tre anni. Il corso di laurea ad accesso libero, sono 180 crediti formativi, 12 CFU per il tirocinio e per i viaggi di istruzione. Ecco, la peculiarità di questo corso di laurea previsto dal decreto ministeriale 928 del 2017, che è l'istituzione della classe di laurea L-Gastre, è che verranno dati dei crediti formativi universitari per i viaggi di istruzione, per conoscere, in funzione di quello che dice il decreto ministeriale, altre realtà enogastronomiche sia italiane che all'estero. Quindi nel triennio noi organizzeremo questi viaggi dove porteremo i nostri studenti a conoscere le altre realtà, che vogliamo è, se vogliamo, è sulla falsa riga di quello che è stato il primo corso di laurea, che è il primo corso di laurea che nasce in Italia, è quello a Bra, a Pollenzo, di Carlo Petrini, e ricordiamo che nel 2004 presso questa università, l'Università degli Studi di Palermo, Carlo Petrini ha ricevuto la laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie. Non è un caso, proprio in quest'aula, mi ricordo. Eravamo all'Osteri, però poi l'abbiamo invitato pure in quest'aula, perché le lauree honoris causa si danno al rettorato. E lui proprio, perché è stata data la laurea honoris causa? Perché un gastronomo, lui ha avuto questa idea lungimirante più di 20 anni fa, che poi l'ha portato a creare questa università di scienze gastronomiche a sede a Bra, e oggi successivamente poi il ministero ha fatto proprio il progetto con qualche anno di ritardo nel 2017. Ora un pochettino i corsi di laurea in scienze gastronomiche si vanno diffondendo in tutto il nostro paese. E in Sicilia è l'unico corso di laurea, è l'unico corso di laurea attivo sulla L-Gastre. Quello più vicino a noi è l'Università di Napoli Federico II. Il corso di laurea risponde ai bisogni della società postmoderna. Il consumatore chiede dei servizi collegati al cibo, al food, la qualità. Ecco allora l'aumento del consumo dei pasti fuori casa e anche l'aumento della domanda di prodotti di qualità e di prodotti alimentari a cui è legato un servizio. Miglioriamo i pasti fuori casa, e allora io posso solo essere d'accordo. Ecco. Bene. E sbocchi lavorativi?
Sbocchi lavorativi, sono un consulente della ristorazione che sa tutto, che sa come di legislazione, di conoscenza delle materie prime. Sono stato ad Enna l'altro pomeriggio a presentare il corso di laurea e mi dicevano: nell'ambito della ristorazione le persone che lavorano oggi non sanno magari la carne da dove proviene, non sanno gli ortaggi, ecco. La conoscenza a 360 gradi, a partire dalla legislazione, la conoscenza delle materie prime, la conoscenza della chimica, la conoscenza anche delle allergie, delle intolleranze alimentari che si studiano nelle materie mediche. Noi siamo come regione la seconda dopo l'Emilia Romagna per la produzione di prodotti DOP e IGP, quindi le possibilità di sbocchi occupazionali sono anche nei consorzi di tutela di queste produzioni e poi anche nel turismo enogastronomico. Perfetto. E allora con questo, se non vuoi aggiungere altro, io direi di chiudere. Vi aspettiamo, veniteci a trovare, se avete dubbi, perplessità mi potete contattare, c'è sui social il mio numero di telefono, ogni giorno ricevo decine di telefonate, mi potete scrivere per email. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali si trova a un minuto della fermata stazione Palazzo Reale di Orléans. È l'edificio 4 in Viale delle Scienze. Il corso di laurea, ripeto, partirà il 2 ottobre presso questo dipartimento. È stato fortemente voluto dal magnifico rettore, il professore Massimo Midiri, e dal nostro direttore, il professore Tiziano Caruso. Io sono il presidente pro tempore che cederò poi cederò tutto al futuro coordinatore del corso di laurea. Perfetto, grazie Filippo. Il professore Sgroi ci ha spiegato un po', anche citando delle leggi e delle normative, da cosa nasce questo corso, e non rimane che adesso iscriversi e professionalizzarsi. Cuochi e pasticceri, io mi rivolgo allora perché loro hanno in mano la salute, certo, dei consumatori. Dicevano gli antichi greci che la gran parte delle patologie che affliggono l'uomo sono da cattivi stili alimentari. Ecco, il corso di laurea si propone anche questo, d'accordo, di fare degli stili alimentari corretti. Non dimentichiamo che noi abbiamo un immenso patrimonio che l'UNESCO ci ha riconosciuto, la dieta mediterranea, ma quello è un altro patrimonio immateriale dell'umanità. Bene, Filippo, ti ringrazio. Io ringrazio voi. E spero che questo corso poi continui. Scienze gastronomiche. Un po' è stato lo Stall che è partito un po' di anni fa. Noi per chiudere. Siamo nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. Siamo nati come facoltà di agraria nel 1942. L'anno scorso abbiamo compiuto 80 anni. Nel 2016 abbiamo attivato, quello che diceva Maurizio, il corso di laurea in tecnologie alimentari. Oggi con scienze gastronomiche chiudiamo la filiera, se così può, quindi la produzione dei prodotti agricoli in campo e negli allevamenti zootecnici, la trasformazione. Oggi guardiamo il consumatore, le esigenze del consumatore postmoderno e quindi i corretti stili alimentari. Perfetto, io direi di fare anche il primo, ma già il secondo è molto indirizzato al mondo della ristorazione. Sì. Infatti poi alla fine si diventa gastronomi. Bene, e allora io chiudo col mio solito. Per cucinartusi.it io ho finito qui.